Ciao a tutti ragazzi, qua Dexter, oggi sono qui con questo nuovo video su GTA 5 Online e siamo qui con le rampe. Mi è comparsa cos'è, una molotov qui nella... non so, sopra la moto, non lo so ragazzi. 3, 2, 1, partiamo subito. Comunque una gara GTA con le moto, quindi estremamente devastante. Io non ho preso il turbo, ma va bene lo stesso. C'è gente che salta e sono già caduto dalla moto, perfetto. Allora, vediamo un po' se posso prendere lo stesso il checkpoint. Attenzione, qui c'è gente, quella è scesa, attenzione, via. Attenzione, attenzione ragazzi, spariamogli, spariamogli. Ok, è morto, arriva al checkpoint. Niente, ho fatto la capriola indietro, ma non ha preso il checkpoint. Mi ha buttato giù, va bene. Comunque abbiamo ucciso Calabrone. Mamma mia, questi calabroni sono ovunque. Allora, vediamo un po', attenzione. Checkpoint preso, vai. Andiamo indietro, andiamo indietro. Dov'è l'altro checkpoint? Comunque non ci sono giri, ho investito uno. Gara assurda, già iniziata in maniera... devastante, girati, gira la moto, oh che ce l'ho fatta ragazzi, mamma mia, questa gara è incredibile, vai su, perfetto, ora dove dobbiamo andare? Da quella parte. Dobbiamo ritornare su, va bene. Allora, una gara appunto GTA totalmente incredibile. Non abbiamo preso il checkpoint. Da questa parte dovremmo arrivarci. Attenzione, qui la gente a piedi, ho schiacciato quello ma non è morto. Allora, devo tornare indietro. Indietro da questa parte. Non facciamo cazzate. Prendiamo un attimo le bombe adesive, ragazzi. Vediamo un po' se posso far saltare qualcuno in aria. Bomba qui, esplodete. Bomba, bomba, esplodi. Mamma mia, ha fatto un volo. Salta, checkpoint preso. E si continua ancora. Veramente assurdo. Vai, questo qui l'abbiamo preso anche. Dobbiamo tornare indietro. Cioè, dobbiamo tornare continuamente indietro. Cioè, ho fatto esplodere la bomba. Nessuno è morto, sono morto io perché qualcuno mi ha sparato, va bene. Allora, bomba adesiva qui, piazziamo le bombe, salte. Che cos'è? Cos'è, raga? Ho fatto saltare uno, ma sono morto come? Ho sbattuto forse... avrò sbattuto probabilmente nell'oggetto lì, che c'è una parte invisibile. Prendiamo i razzi e andiamo via da questa parte. Checkpoint preso, devo buttarmi giù. Siamo vicini alla fine. Razzi, esplodete tutti, mamma mia, fantastico. Doppia uccisione, salta qui, checkpoint preso. E che cazzo devo fare? Devo tornare? No, ok, qui abbiamo il checkpoint. C'era la visuale dinamica. Dai, perché questo qui? Devo farlo saltare in aria con i razzi, vieni. Ok, è andato a farsi fottere. Andiamo qui, vai, razzi, sparati indietro. No, cos'è? Mi ha ucciso? Avevo sparato subito i razzi indietro, però, boh, non è morto, va bene, non c'è problema, sono caduto dalla moto, tu, vieni qui, dove vai? Cos'è, c'è un altro qui che sta arrivando, vieni, non ti puoi salvare, muori, ok ragazzi, quello è morto, non si poteva salvare. Prendiamo la nostra moto e ripartiamo subito. Allora, qui abbiamo le bombe adesive, e andiamo, andiamo, non so sinceramente quando finirà, vediamo un po'. Qui cosa ho preso? Ho preso dei razzi, li spariamo ora qui, manca l'ultimo checkpoint. No, perché? Ragazzi, ho ucciso uno, ma che cazzo succede? Ricompariamo, ero in prima per un attimo. Ragazzi, ho ucciso uno, ma non ci capisco nulla, dove cazzo è il traguardo? Quello è morto, vediamo un po' se riesco ad andare, vai qui, in penna. Niente, siamo morti, va bene. Non potremo arrivare mai al traguardo, forse a nuoto, cioè se dovesse essere in acqua, sì. Forse è in acqua ragazzi, non lo so, niente, mi hanno ucciso qui. Riproviamo in qualche modo, niente, siamo caduti. Ragazzi, vediamo se riesco ad arrivarci a piedi, perché in questo modo è impossibile. Con la moto c'è sempre qualcuno che mi uccide. Vediamo un attimo, siamo in prima posizione. Nella descrizione della gara c'era scritto che si poteva concludere anche a nuoto. Quindi, boh, proviamoci, vediamo dove arriviamo. Vediamo se faremo un fail assurdo oppure no, perché tanto con il salto non ci potremo arrivare mai. Quindi vediamo dove arriviamo. Onde incredibili. Dai che ci stiamo avvicinando. Spero che si possa realmente salire, perché altrimenti non credo che ci siano altri modi per concludere questa gara. Penso proprio di no. Qui ci sono veramente onde anomale, guardate qui. Onde gigantesche. Allora c'è un altro che sta arrivando a nuoto. Vabbè, tanto a nuoto non possono farmi nulla. Sì ragazzi, mi sa che possiamo prendere il checkpoint veramente senza problemi. Veramente senza problemi. Adesso però farò una bastardata incredibile. Ucciderò quello che è dietro di me ragazzi. Sì, dato che mi hanno fatto saltare continuamente in aria. Prendiamo adesso qui le nostre armi. Ecco qui, prendiamo prima però il checkpoint, che è la cosa più importante. Eccolo qui, checkpoint preso, manca soltanto il traguardo, lì c'è uno, mi dispiace, ma devi morire. Ok, ok ragazzi, non è finita qui, non è finita qui, piazzo delle mine. Ok, mine ovunque, e andiamo ragazzi, cerchiamo adesso, vediamo un attimo, ricompariamo, vediamo se posso saltare oppure... No, allora era fatto apposta, allora ragazzi era fatto apposta per andare praticamente a nuoto. Vai, fammi concludere però, non fare... Ok, abbiamo concluso ragazzi, con l'onda. Mamma mia,
ce l'abbiamo fatta. Gara incredibile, prima posizione per noi. Abbiamo sfruttato la strategia di andare a nuoto. Vabbè che era piuttosto normale perché lì la moto non saltava in fondo, saltava alla fine sempre lì nella stessa parte. Quindi ho provato un po' ad arrivarci a nuoto e ha effettivamente funzionato. Molto bella, adesso ne andremo a fare un'altra. Rieccoci qui adesso con le BMX. Sta piovendo e c'è ovviamente il mare super agitato, ragazzi. Ho messo la pioggia apposta così da insomma rendere il tutto molto più complicato, perché quando piove il mare è veramente incazzato. Quindi andiamo. Uno è già morto, perfetto. E noi siamo andati fuori, va benissimo. Ci sono delle onde gigantesche. Oggi proprio gare a mare, ragazzi. Allora andiamo qui. Ok, guarda qui l'onda. Via, muoviti. Ok, non fermarti. Attenzione, salta. Perfetto, muoviti qui. E arriviamo a questo checkpoint. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo andati giù, ma non importa. L'importante è inizialmente distaccarsi da tutti gli altri. Lì c'erano le onde assurde. Questo è morto non si sa come. Però noi continuiamo. Cos'è? Perché? Oh, ok. No, si è fermato. C'era una rampa sotto, ragazzi. Io pensavo di aver sbagliato, invece no. Cosa fa? Stava nuotando sopra la bici, va bene. Allora, cerchiamo di andare. Ci muoviamo, BMX. Che cazzo fa? Boh, non lo so. Comunque, ci sono le rampe che compaiono all'improvviso. Vai qui, mamma mia. Ok, abbiamo trovato uno spazio libero. Checkpoint preso, ricompariamo. Siamo andati di nuovo giù. In questa gara moriremo continuamente. La cosa bella è che abbiamo due giri. Allora, vai, bravissimo, così. Perfetto, attenzione, vai qui con calma. Noi siamo in seconda posizione. Non fare cazzate, checkpoint preso. Salta, niente, siamo andati giù. Sono ricomparsi in questa posizione. Come cazzo devo fare? Vai. Niente, ragazzi, sì, vabbè, ma se ricompaio, vediamo un po' dove compaio adesso. Niente, mi fermo qui. Come faccio, ragazzi, ad andare? Mi fa ricomparire alla fine. Ok, adesso siamo comparsi un po' meglio. Salta nel checkpoint, vai. Siamo in terza posizione, ne abbiamo perso un paio. Però, boh, il gioco deve trollarmi come al solito. Allora, fermiamoci qui. C'è il percorso al contrario. Penso proprio di sì. Saltiamo BMX, vai. Superiamo adesso tutte queste cazzo di onde. Andiamo, saltella. Vai, il mio personaggio non è sceso dalla BMX. Non so come sia possibile. Saltella. Ok, saltellando, a quanto pare non rimaniamo fregati, a quanto pare. Vai che lì c'è il checkpoint. Ragazzi, siamo in prima posizione. Boh, non ci credo, salta qui. Perfetto, siamo veramente in prima. No, da non credere. Non me l'aspettavo proprio. Andiamo. Ok, checkpoint preso. Siamo al secondo giro, ragazzi. Vai che se non sbagliamo nulla, anche se molto improbabile. Ecco, qui siamo già morti. Se non sbagliamo nulla, ragazzi, potremmo provare a concludere in prima. Ma è veramente difficilissimo. Guardate qui come saltano tutti. Vai, super salto. Vai che superiamo di nuovo le onde. Salta. Niente, il bastardo ha colpito l'onda. Allora, purtroppo abbiamo perso un paio di posizioni, perché io, ragazzi, non riesco. Vai, forse adesso ce la facciamo. Salta qui, ok. Adesso ce l'abbiamo fatta. Incredibile, dopo che abbiamo perso un sacco di posizioni, ovviamente siamo riusciti. Qui siamo morti. Salta, andiamo, ok, grandissimo. Vai qui senza sbagliare. Senza sbagliare nulla. Ok, ragazzi, qui ci siamo. Checkpoint preso. Dov'è il primo? Il primo è qui vicino. Ecco, questo qui è il primo. Vabbè, ormai concluderà lui, ragazzi. Il primo ha già concluso, ovviamente. E andiamo. Noi concludiamo in seconda posizione lanciandoci così. Guardate, è arrivato il mio cadavere. Non lo so. Comunque, gara particolare con le onde e tutto. Le onde hanno ovviamente dato il massimo della difficoltà, perché mi hanno bloccato praticamente inizio secondo giro. Mi hanno totalmente bloccato. È stato un casino assurdo. Comunque, molto bella. Adesso ne andremo a fare un'altra. Rieccoci qui. Adesso abbiamo i quad. Sinceramente mi aspettavo delle moto. Boh, sono comparsi i quad, ragazzi. Non c'era possibilità di cambiare veicolo. È veramente una sorpresa. Alcune volte in queste gare qui penso di trovare alcuni veicoli, invece ne trovo altri. Comunque sì, abbiamo due giri. Allora andiamo subito, seguiamo i vari checkpoint, le varie cose. Andiamo da questa parte. Ok, perfetto, devo continuare a salire. Probabilmente, guardate qui il quad che sta già iniziando a dare i suoi problemi. Mamma mia, ragazzi, lì c'è il macello. Qui sotto c'è veramente il macello. Allora devo un attimo muovermi, altrimenti resto fottuto. C'è già uno dietro che spinge in continuazione. Dai, muoviamoci, non fermarti. Via da qui. Dov'è il checkpoint? Eccolo, ragazzi, l'abbiamo preso, perfetto. E adesso dobbiamo continuare da quella parte. Io con questo quad purtroppo ho sempre dei problemi.
perché è difficilissimo da guidare. Ok, checkpoint preso. Andiamo ragazzi, adesso giù, vai. Ci buttiamo, non morire, perfetto, in prima posizione, avanti. Nulla, penso che avremo comunque qualcosa di particolare, magari qualche rampa, non lo so. Credo proprio di sì, la frutta. La frutta, via da qui. Ok, mi hanno spinto, poi cambia subito direzione. Allora, andiamo da questa parte, checkpoint preso. Cos'è qui, ragazzi? Wall ride. Mamma mia, wall ride con i quad. Andiamo. Niente, non ce l'abbiamo fatta. Come cazzo facciamo a fare un wall ride con i quad, ragazzi? Ci riproviamo, dai. Vai. Attenzione, c'era uno lì che aveva spinto. Cos'è? Dobbiamo andare su adesso, una spirale. No, ragazzi, impossibile. Non ce la fa più. Il quad non ce la faceva più ad andare. Resta vivo. Ok, perfetto, siamo ancora vivi. Ragazzi, boh, non lo so, vabbè, qui dobbiamo ricomparire per forza. Ragazzi, il quad non ce la faceva più ad andare. Spero che si possa realmente fare questa rampa qui. Vai che ci siamo. Velocità. No, sbatto, ma sono salito troppo presto. Il problema è che qui prendere il wall ride, guardate come arrivano tutti che si uccidono. Il problema è che prendi il wall ride, ragazzi, è complicato. Vai su, vai che ce la possiamo fare. Perché non va? No, ragazzi, impossibile. Ragazzi, perché il quad non ce la fa? Andiamo. Potenza. Quello si è fermato. Vai che forse ci siamo, ragazzi. Arriva al checkpoint. Dov'è? Eccolo qui, l'abbiamo preso. Mamma mia, non siamo neanche caduti. Su due ruote, fantastico. Allora, siamo in decima posizione, ma non so come sia possibile. Ricompariamo qui perché mi sono bloccato. Ragazzi, siamo in decima posizione, ma non capisco. Forse era solo il mio quad che si bloccava. Boh, non lo so. O tutti prendevano la scia, oppure non ne ho idea, perché soltanto il mio code forse si bloccava, boh. Comunque, dai, adesso avremo il secondo giro. Attenzione, i semafori, bastardi, via da qui. Siamo al secondo giro adesso. Avanti, ci risiamo, siamo di nuovo qui. Prendiamo il checkpoint. Questi code sono inguidabili, cazzo, sono inguidabili. Allora, andiamo, vai, wall ride. Vai, vediamo un po', ho preso un po' di velocità, ragazzi, andiamo. Che cazzo, ho preso velocità tutti insieme? Non lo so, dai, arriva il check. Non fermarti ora. Mamma mia, ragazzi, vai, checkpoint preso, recupero assurdo. Il mio quad stava quasi per morire all'ultimo. Non so se avete notato, ma c'è stato un rallentamento inspiegabile. Comunque ce l'ho fatta al primo tentativo di questo secondo giro. Non so neanch'io come. Qui sono andato fuori, vabbè, chi cazzo se ne fotte, tanto ormai è la parte più complicata, l'ho fatta. Non so veramente a questo punto perché nel primo giro io abbia perso tutto quel tempo per arrivare lì e il mio quad, insomma, moriva sempre. Siamo vicinissimi alla fine, prendiamo gli ultimi checkpoint. Qui c'è la parte iniziale, ecco qui. Siamo, ragazzi, arrivati alla fine. L'ultimo checkpoint l'abbiamo preso e andiamo a concludere in quinta posizione. Dai, va bene così. Il mio personaggio probabilmente è morto, ma va bene così perché la vedevo sinceramente impossibile come gara. Guardate qui, non so, alcune volte i quad muoiono. Non riescono più ad avere velocità. Però, non lo so, sono inspiegabili. Sono misteriosi questi quad. Ragazzi, che dire, spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo giocato tre gare molto belle. La prima totalmente assurda, che abbiamo concluso in prima posizione a nuoto. Veramente fantastica. Io spero che il video vi sia piaciuto. Qui è Dexta, lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video.